Quindi Di Maio, avvocato, teatrante, ha una vita, uomo di televisione, sicuramente avete potuto vedere molte volte prima, nella prima edizione di Chi l'ha visto insieme a Donatella Rappai, e poi dopo anche Cafforo, in un'altra occasione, insomma, Luigi è uno di quelli che ha letto il libro, e mi è rimasto colpito, affascinato, ma ve lo dice meglio voi. Grazie, io mi servo un po' di un sfizio proprio per andare anche veloce, e anch'io ho letto il libro più di una volta perché è un libro che ti prende, lo vorresti leggere sempre di più per entrare nei particolari. Ora dico parlare di questa attraente, affascinante, trascinante storia di Vincenzo Caluzzo, lo trovo molto difficile perché è anche qui. Perché parlare di questo libro equivale a pretendere di voler illustrare a parole, secondo me, una composizione musicale. Questo è il ritmo che io ho percepito leggendo questo libro, una composizione poetica di cui è necessario per me solo un impatto diretto, concreto, e quindi bisogna solo leggere questo libro. Noi non possiamo soltanto incitarvi a farlo. Quindi nella strada, nella storia, come hanno anche detto gli altri oratori, non si può dire assolutamente nulla, perché vorrebbe dire, che ne so, spegnere a priori l'interesse del lettore a scoprire in ogni pagina l'evoluzione sempre sorprendente, sempre nuova nel suo avvincente dinamismo, degli avvenimenti che non permettono veramente una pausa di distrazione. Una pausa di distacco dalla lettura del libro, si legge tutto, come si dice, in un fiato, pur essendo 250 pagine, vero? 253, quindi avvenimenti che si inseguono l'uno con l'altro in un ritmo crescente, sempre più sconvolgente, ritmo che io definirei la cui azione narrativa assume man mano che si procede nella lettura la connotazioni specifiche proprio dello stile filmico, e tanto è vero che diventerà sicuramente un film. Ora, lo scritto che diviene, se voi lo leggete proprio ogni volta che leggete una frase, diventa proprio ogni frase un'immagine dinamica, e permeato poi dello stesso tempo da una singolare introspezione psicologica dei personaggi, direttamente proprio connessa questa introspezione dei personaggi all'azione che si compie, all'azione che ne deriva, quindi diventa anche un fatto teatrale, romanzo nel teatro, teatro nel romanzo. In una sintesi che io definirei stilistica, che evidenzia magistralmente proprio il ritmo narrativo di cui vi dicevo. La Malaluna, come vi è stato chiarito, che cos'è? È la nebbia che avvolge l'uomo, l'individuo che per realizzare il suo istintivo impulso a soddisfare i suoi desideri, spesso egoistici, invasivi, distruttivi della tua personalità, ricorre spesso alla menzogna, alla falsità, la paura di non poter raggiungere il risultato se non attraverso l'espediente, e teme quindi la verità. La conquista della verità è invece la lotta accanita contro la nebbia, che spesso avvolge la luna, che invece dovrebbe essere, o che è la luce, la verità. Ma la luce è una strada tutta in salita, che impone dei sacrifici continui, la rinuncia spesso al soddisfacimento del beneficio immediato, quello che poi oggi viviamo come il consumismo effimero ed artificiale. Leggiamo a pagina 1 rispetto a questo, questo è il mio, questo che ho detto, queste parole, questo significato. La nebbia
c'è e c'è sempre stata, anche quando il sole splendeva su queste terre. È la nostra mentalità che è la madre della nebbia. Siamo noi siciliani che dormiamo, che non facciamo nulla o poco per migliorare le cose, perché abbiamo paura della verità, paura di vivere. Guardate la mafia, come sta? Esiste nebbia più fitta dell'omertà? Ancora abbiamo vedove che lavano sangue davanti alle porte delle loro case, o che piangono i loro figli e i loro mariti. Cioè, nel particolare nel nostro libro, nel nostro paese naturalmente anche, nella solare Sicilia, l'uomo a discapito della donna, che ne è anzi divenuta nei secoli la strumentale vittima. È questo che si evince dallo scritto di Galluzzo. L'uomo ha esaltato e addirittura legittimato questo suo ruolo di dominatore dell'altrui anima, soprattutto femminile, ricorrendo continuamente alla menzogna. E quindi alla violenza, sia fisica che psichica. Tutto il mondo di Pirandello, d'altronde l'abbiamo citato, è permeato di questi messaggi continui. Ora disfarsi e combattere contro la nebbia, la menzogna, l'ipocrisia non è però un'impresa facile, è facile dirlo a parole, ma nei fatti? E questa è la domanda che noi ci dobbiamo porre. Questa mentalità menzognera, questa nebbia, ci è stata trasmessa nei secoli, dai nostri avi. Problema dei padri, dei nonni. Questo si evince dal libro di Galluzzo. E questo si evince da tutta la letteratura che abbiamo citato, siciliana. Io penso anche al Rosso di San Secondo, per esempio. Che è per poca fortuna perché lo stesso esatto. Del Barano di Pirandello, è stato un grande, ma in tutti i suoi grandissimi autori che io ho amato molto. La trama. Ora la natura e la vita ci offrono continuamente, la natura, dei segnali premonitori, quelli che noi nella poesia, nella fantasia, nella letteratura chiamiamo le profezie, che spesso però non vogliamo raccogliere perché spesso ci si manifestano in maniera negativa. E allora abbiamo paura. Negative di che cosa? Del nostro interesse consumistico, immediato, egoistico. E quindi non vogliamo raccogliere questi segni. Ora questi segni che sono invece uno stimolo, un invito all'approfondimento della nostra coscienza, alla cultura, si pensi a Socrate, li releghiamo in un angolo dei rifiuti, i famosi rifiuti che ormai dentro i quali siamo seppelliti, perché li consideriamo falsamente, ipocritamente come la malaluna. Mentre la malaluna siamo proprio noi. Ma chi è? Dice il libro di Galluzzo. La sua leggenda si perdeva nella notte dei tempi in Sicilia. Di lei si parlava da Agrigento a Trapani, da Messina a Palermo, da Enna a Caltanissetta, da Catania a Ragusa a Siracusa. Era conosciuta con nomi diversi, Lugu Minaru, Lugu Naru,
girava per le vie a caccia di preti, e da cui si poteva mettere in salvo solo salendo sopra una rampa di scale o mentre i gradini a così puntavano le vecchie e i nipoti disubbidienti per terrorizzare. Ma la madonna di Zaccaria tutto era fuorché in campo. Era una povera creatura brutta, sorsa, storpia e malavissuta, gravemente malata, che mostrava 30 anni e che nessuno aveva mai avuto il coraggio di avvicinare. Non si sapeva chi fosse né da dove venisse, nessuno conosceva il suo nome, ma tutti la chiamavano Malaluna, proprio per quelle fattezze. Ma la paura che incuteva la Malaluna di Zaccaria non era da tanto al suo aspetto fisico quanto a certi suoi poteri, le profezie, di cui si narrava. In realtà la facoltà altro non era se non una sensibilità fuori norma. Aveva un intuito eccezionale la Malaluna, sapeva leggere i segni, vedeva al di là delle cose stesse, induceva Zaccaria a guardarsi allo specchio, vedeva in fondo al cuore e soprattutto era una leggenda. Tutto ciò venne interpretato come una sorta di credo occulto derivato dalla sua amicizia scritta con un diavolo, ragione per cui la tenevano lontana. Per Zaccaria comunque la Luna era solo una scrittura, per sua Teresa invece ecco il punto, ecco la luce, ecco la speranza della vita, alla fine prevale sul male. Per sua Teresa invece era una sciagurata che la vita, la sfortuna e l'ignoranza soprattutto avevano relegato ai margini della società. Sua Teresa l'aveva amata e continuata ad amare all'insaputa di tutti. Come la Malaluna, abbiamo detto, siamo tutti noi, è la nostra coscienza. Pirandello diceva: che cos'è la coscienza? Sono gli altri dentro di noi, ma se noi abbiamo questa nebbia dentro di noi, gli altri non entreranno mai in noi. Prevarrà sempre il nostro ego, il nostro egoismo. E tutto il mito è stato citato dell'antica Grecia, della tragedia di Edipo. Oreste, Elettra, Clitennestra, Agamennone, la madre, il padre, che trasuda dalle pagine di Malaluna di Danuso. Il mito di Dioniso, e non mi voglio allargare, ma questa realtà c'è. Che alcuni dicono sia nato proprio in Sicilia, Dioniso. Il dio della gioia, superficie, dell'ebbrezza, della mutevolezza, dell'astuzia, che accomuna per certi versi, solo per certi versi, lo vedremo il protagonista di Malaluna, a Leonardo Pirandello. Una delle più belle commedie di Pirandello, soprattutto se letta in dialetto. L'incarnazione del diabolus, si diceva pirandelliano, seduttori irresistibili entrambi. Antonio Ottavizza e Leonardo. Violatori di sponsali, seminatori di disordine, che superano sempre i limiti assegnati dal destino. Grazie. Prego. Sentiamo il padre cosa dice alla fine dei suoi giorni. Si confessa. Da più di 20 anni io vivo senza respirare. Il mio cielo è sempre nero. Certe volte, quando all'indomire mi metto davanti al vulcano dalla mia finestra e contemplo quella montagna in tutta la sua potenza, mi sento piccolo. Mi sento un miserabile. Mi sento un povero uomo. Un uomo che ha guadagnato tutto, che ha perso moglie, figli, affetti. Io sono un uomo solo, lacerato dal dolore, dai morsi. Non ho saputo dare niente a nessuno, ho preso da tutti,
rubato la sua serenità, a te ho rubato la fanciullezza. Ancora oggi non ho mai capito il perché, sarà stato egoismo, ho troppo amore, non so, ma tornare indietro ormai non è possibile, non possiamo restituire la vita ai morti, possiamo onorare la loro memoria, però possiamo restituire con le nostre azioni quelli che abbiamo tolto loro in vita. Antonio, adesso che ti ho ritrovato, è l'unica cosa che ti chiedo, ho bisogno del tuo perdono prima di morire, sappi che vivo solo per te. È la verità. È la verità. Ora solo la fertilità, la nascita, la vita che continua a riscattare Antonio dalla ingordigia della sessualità malata, che vuole tutto, vuole invadere tutto, che è la prigione, lo strumento della menzogna, vissuta come maledizione incosciente, senza redenzione. L'eros siciliano proprio di Brancati. E poi ci sono tantissime altre cose da dire, ma io non mi dilungo perché ci sono altri che devono parlare. Ho solo voluto dare degli spunti a questo bellissimo affresco, che però bisogna